ci si confronta su una definizione di civiltà, con parole molto evocative: documentazione, intrigo e storia. Marcello Flores e Andrea Purgatori si confrontano su questo. Grazie, grazie mille. Grazie. Grazie. Buonasera. Buonasera. Potete anche soltanto ascoltare guardando il tramonto, per me è uguale. Eh sì, è un periodo della giornata troppo bello quello che si vede di qua. Allora, per cominciare, vorrei dire come io ho letto il libro di Andrea. Naturalmente io non vi dirò nulla o quasi nulla del romanzo, che essendo un romanzo di intrigo, giallo, spionaggio, thriller, eccetera, sarà lui che, se vuole rovinare un po' per chi ancora non l'ha letto qualche cosa, si prenderà la responsabilità. Una delle pubblicità che avevo letto era il Le Carré italiano. Sì, mi hanno rovinato con questa cosa. E io naturalmente pensavo sono le solite esagerazioni, sì, degli editori, che addirittura rendono un po' respingente iniziare a leggere. Ora, per me Le Carré è il secondo dei più grandi scrittori, non il primo. Il primo, secondo me, è Eric Ambler, che fa libri, ha fatto grandiosi libri, ma diversi, perché non c'era il personaggio. Ognuno ha la sua classifica. Esatto. Però devo dire che leggendo questo libro mi sono detto: se c'è un Le Carré italiano, questo è Andrea Purgatori. Vedi, è un virus. Perché questo è veramente un libro che prende dalla prima pagina fino all'ultima e riesce anche a far respirare un po' dell'atmosfera che noi abbiamo letto in Le Carré, e che è l'atmosfera dello spionaggio, che non è un mondo solo di intrigo e di tradimento, anche se questi sono, sì, due temi su cui, certo, vorrei poi che tu dicessi qualcosa, ma è un mondo all'interno del mondo, è un mondo che nello stesso tempo ha le sue regole precise, ma che vive all'interno delle regole di tutti quanti. Io, essendomi occupato come storico di tradimento, di spie, eccetera, beh, una cosa che è documentata è che a partire grosso modo dagli anni 70-80 dell'anno scorso, le spie non spiano più. Sostanzialmente il lavoro delle spie è di cercare di infiltrare e scoprire le spie dell'avversario, perché ci sono altri mezzi per venire a conoscenza delle informazioni che un tempo erano le spie a procurarsi. E quindi è completamente diverso il meccanismo che, di fronte a cui ci si trova di fronte. La storia di Andrea Purgatori è una storia che ha due date: oggi e il 1989. Non ancora oggi, perché io comincio la storia il 31 ottobre, sì, di quest'anno, quindi... Quasi oggi. Quasi oggi. Ma per chi lo leggerà diventerà l'oggi. E cioè l'anno della caduta del muro e i 30 anni dalla caduta del muro, che noi ricorderemo per l'appunto tra poco più di un mese. Allora vorrei chiedere intanto, come prima cosa, questa ambientazione tedesca con questo legame forte, il simbolo della Guerra Fredda, la Stasi che è in qualche modo il servizio per eccellenza, Mark Wolf, poi ci torneremo, che sia pur indirettamente è presente nel romanzo. Che io ho conosciuto, che è stato, è stata probabilmente la più grande spia del Novecento, anzi sicuramente la più grande spia del Novecento, era il capo del Dipartimento della Stasi, che era il servizio segreto della Germania dell'Est, che si occupava dello spionaggio all'estero. Lui è l'inventore, diciamo, dello spionaggio con gli strumenti del sesso, è un uomo che per 30-40 anni non è mai stato fotografato, finché poi cominciò a circolare una fotografia, ed è probabilmente anche l'uomo che ha contribuito in maniera diretta, anche se segreta,
alla fine del regime comunista nella Germania dell'Est. Io questo romanzo, che è definito sicuramente una spy story, in realtà l'ho scritto intanto molto al femminile, come dire, cerco di darmi questo primato, se vogliamo chiamarlo così. Credo che sia un libro molto femminile perché dentro ci sono tre donne che si muovono, che secondo me hanno uno spessore, una profondità, una complessità nettamente superiore a quella degli uomini. E così è nella realtà, perché noi insomma siamo abituati a pensare alle spie avendo dei modelli che non corrispondono in nulla alla realtà. Non esiste una spia che esce qua sotto dall'acqua con la muta sotto allo smoking, con i pantaloni con la riga, se si mette il fiore all'occhiello, balla con la più bella che c'è qui sotto nello stabilimento dove si fa il bagno, lei immediatamente lo porta nella sua stanza e mentre lo sta baciando, lui però, siccome è James Bond, vede nel riflesso dell'occhio di lei che si apre una porta alle spalle, si gira e ammazza quello che dovrebbe ucciderlo. Tutto questo non esiste. Esistono dei film anche molto divertenti, ma le spie sono uomini e donne come noi e quindi hanno problemi esattamente identici ai nostri. Sono persone che vivono i loro sentimenti, che molto spesso fanno saltare i progetti, no? Anche studiati a tavolino. Sono uomini e donne che tradiscono, amano, si appassionano, soffrono, hanno persino il diabete, quindi insomma anche le spie hanno il diabete, che è una cosa che ci avvicina a questo mondo. Però a differenza per esempio di Le Carré, col quale nemmeno mi metto in competizione, ho cercato anche di raccontare una storia che non fosse cupa. Di solito siamo abituati a pensare alle spie come a persone che escono soltanto di notte, quando c'è la nebbia, rasentano i muri, invece no, vivono normalmente la vita di tutti i giorni, soltanto in una dimensione completamente diversa. E questa dimensione è una dimensione che a volte fa perdere loro il senso dell'identità, un po' per motivi professionali e un po' perché comunque quello che loro devono fare richiede questa capacità. L'ambientazione anche lì è stata una scommessa, perché questa è una storia completamente ambientata all'estero, di italiano ha molto poco, tranne una di queste donne che ha una radice italiana ma è nata in Germania, ed è una scommessa da questo punto di vista, perché noi siamo abituati insomma a storie di poliziotti, carabinieri, no? Commissari, eccetera. Io ho provato a mettere a frutto 40 anni di conoscenza di questo mondo e quindi anche delle spie che ho conosciuto dell'est, dell'ovest, africane, arabe e quant'altro, e ho provato a immaginare un intrigo dentro il quale però ci fosse la componente umana come filo rosso che ci accompagna attraverso la storia, anche diciamo con un tentativo di utilizzare quello che io so del linguaggio cinematografico per aver fatto e per fare lo sceneggiatore, cercando con le parole di evocare delle immagini e quindi di fare in modo che il lettore venga preso per mano e portato nei luoghi in cui accadono le cose con una, diciamo, con un tentativo di farglieli vedere questi luoghi, anche se li sta leggendo. Insomma, questo libro, se qualcuno lo comprerà, e magari la storia non gli piace, però sarà perfetto come guida di Berlino, perché saprete dove andare a dormire, dove mangiare, quali strade attraversare, quindi potete prenderlo in alternativa a una guida che vi porta in giro per la città. Ecco. Non è solamente questo, naturalmente. Il cuore del libro è la questione del tradimento, non un tradimento. Sì, certo. Ma è che cosa è e che cosa può essere il tradimento. Intanto perché qui si sovrappongono il tradimento professionale, cioè il tradimento delle spie che in qualche modo per obbligo e in qualche modo per necessità sono costrette a tradire spesso in direzioni opposte e contraddittorie.
C'è la questione del tradimento politico, perché è presente qui, non è protagonista, ma è presente in modo forte l'ex KGB, l'FSB, certo. Poi, e cioè l'URSS nella sua fase finale e la Russia di Putin, che come sappiamo ha un legame diretto di continuità proprio attraverso i servizi segreti. Talmente diretto che ce lo troviamo anche qua dentro casa, insomma. E poi il tradimento umano, perché la storia è organizzata in modo tale che la riflessione sul tradimento che fanno tutti i protagonisti è continua, perché hanno vissuto esperienze in cui il tradimento era presente e ognuno l'ha risolto a modo suo. Sì. Quindi questa questione del tradimento è quella che crea il contesto, perché l'intrigo, che poi alla fin fine forse non è neanche così complicato, possa però costituire un dramma molto più ampio di quello che non ne fa soltanto una spy story, ma ne fa un romanzo molto più complesso. Sì, ma il tradimento, secondo me, è uno, diciamo, dei movimenti dei nostri rapporti interpersonali, anche professionali, o professionali e anche interpersonali, che comunque, diciamo, provoca conseguenze anche dal punto di vista drammaturgico, anche nella nostra vita privata, no? Si tradisce sul lavoro, si tradisce nei rapporti sentimentali, e le conseguenze del tradimento molto spesso non sono calcolate, sono difficili da immaginare e da prevedere. Quindi se si mettono insieme più dimensioni del tradimento, tutto questo può, diciamo, scombinare un gioco che magari viene costruito a tavolino. A me attrae molto il senso del tradimento, perché anch'io ho tradito, no? Tutti abbiamo tradito, però poi ci sono dei tradimenti che possiamo considerare più o meno nobili, che hanno a che fare con l'ideologia nella quale noi crediamo, che hanno a che fare con l'amore nel quale noi, al quale noi ci siamo, diciamo, appassionati e consegnati, e sono, diciamo, in senso drammaturgico rappresentano, secondo me, il massimo della conflittualità, e la conflittualità è il motore di una storia, no? Quindi questa cosa mi ha molto appassionato e ho cercato, all'interno di un intrigo che sì, può essere considerato non straordinario. No, però c'ha delle... Ma vi dirò una cosa, talmente l'altro, 2 o 3 settimane fa, allora, questo romanzo comincia con l'assassinio di un diplomatico russo nel parco del Tiergarten a Berlino. Qualche settimana fa un russo è stato ammazzato con un colpo di pistola, esattamente come io racconto all'inizio del romanzo, nel parco del Tiergarten a Berlino. E mi ha molto impressionato questa cosa, perché siccome la storia comincia il 31 ottobre, cioè, voglio dire, non vorrei essere poi chiamato in tribunale a rispondere di qualche, se non altro di un concorso esterno, no, perché comunque è stata abbastanza, mi ha lasciato molto sorpreso. Però per tornare al tradimento, giorni fa a Venezia durante il festival ho fatto una lunga chiacchierata con Marco Bellocchio, che è un regista che voi tutti conoscete, proprio sul senso del tradimento, che parte anche dal suo punto di vista del suo lavoro, no? È fondamentale, no? Il suo ultimo film si intitola Il traditore, la storia di Buscetta, ed è la storia di come anche, diciamo, il tradimento provochi dal punto di vista interno, personale, una serie di emozioni e di ricadute a cascata che, come dicevo prima, secondo me sono imprevedibili. Imprevedibilità, le conseguenze del tradimento, che fanno sempre parte, diciamo, del gioco delle spie, no? Nello spionaggio il tradimento è una delle condizioni che vengono considerate possibili, no? Si può essere ammazzati, si può tradire, si può essere uccisi, ma il tradimento, però, anche alla distanza di tantissimo tempo, non importa dove ci si nasconda, non importa che cosa, diciamo, ci siamo inventati per rimuoverlo, ha sempre un prezzo da pagare. E il prezzo da pagare, secondo me, è una delle cose più interessanti
che muovono appunto una storia, possono muovere una storia, in questo caso le quattro piccole ostriche, che non sono le ostriche, diciamo, quelle che mangiamo a tavola, anche se sì, sono ostriche, perché è una citazione da Lewis Carroll. Magari questo poemetto non lo conosce quasi nessuno, ma molti hanno visto il cartone animato di Walt Disney, dove c'è il tricheco sulla spiaggia che comincia il falegname a costruire una piccola baracca, poi va in mare e comincia le ostrichette che stanno tutte lì e dice: venite che stasera c'è una festa, facciamo un party, seguitemi. Le ostrichette lo seguono, entrano nella baracca e lui se le mangia. E io ho pensato che fosse come dire, un modo interessante per raccontare che cosa in realtà succede in questa storia, dove l'elemento psicologico dell'ipnosi, che dovrebbe nella testa di qualcuno portare al controllo mentale di una persona e quindi costringerlo a fare quello che noi pensiamo che debba fare, a dargli degli ordini, uno stile di vita, eccetera, questo aspetto psicologico è un'altra cosa che mi ha interessato molto. Mi sono fatto ipnotizzare per cercare di raccontare come accidenti funziona l'ipnosi, insomma, mi sembrava giusto. Vorrei rimanere un attimo sul tradimento. Un grande statista e politico del passato, Talleyrand, che è riuscito attraversare la Francia dalla monarchia alla rivoluzione, a Napoleone, di nuovo all'impero, eccetera, aveva dato del tradimento una definizione semplice ma efficace. Il tradimento è una questione di tempi, perché chi è considerato traditore in un determinato momento è considerato un eroe dall'altro. E volevo fare caso. Io però non voglio parlare della politica italiana. No. Ah, vabbè. Volevo farti un breve caso di una spia legata al mondo del comunismo e poi sì, all'89. Un polacco, un colonnello polacco, Richard Kukliński, comincia già nel 1972, dopo i massacri del 1970, ad allontanarsi dal regime comunista di Varsavia e a prendere contatto con la CIA. Nel 1980, quando siamo all'inizio della fase che porterà un anno dopo, nell'81, alla legge marziale del generale Jaruzelski, comincia a mandare tutte le informazioni su questa preparazione di questo golpe militare che si sta facendo e su cui la CIA non sapeva assolutamente nulla. Qualche giorno prima della legge marziale viene esfiltrato, come si dice, dalla CIA, viene portato negli Stati Uniti, addirittura gli cambiano i connotati con una serie di operazioni chirurgiche facciali, perché questo Kukliński è condannato a morte in contumacia per altro tradimento. Nell'89 il comunismo crolla e ci sarà tutta una battaglia a metà degli anni 90, condotta soprattutto da alcuni grandi poeti, registi e sceneggiatori nel voler riabilitare questo Kukliński. Alla fine, dopo tanti accordi diplomatici di alto livello, gli viene abbonata la condanna e Kukliński torna a Varsavia nel 1997 o 98, se non ricordo male. La Polonia si divide in due e non attraverso divisioni politiche e ideologiche, è mescolato. Quelli che dicono era un traditore perché ha tradito il suo paese e quelli che dicono era un eroe perché ha anticipato quello che tutti noi volevamo che accadesse. Sì, guarda, però io credo che ci siano, mi stai portando su un terreno che conosco, nel senso che ci sono molte letture, diciamo, tu sei uno storico, ma sai benissimo che, diciamo, possono esserci più letture, no? di ciò che è accaduto. Io ho avuto, diciamo, nella mia storia professionale, ho avuto l'occasione di incontrare il generale Jaruzelski. Generale Jaruzelski, che è quello della legge marziale, è quello che, diciamo, durante i moti di Solidarnosc, eccetera, mantiene la Polonia sotto un regime, diciamo, definiamolo così, di grande repressione, no? Di grande repressione. Eppure io, quando l'ho incontrato a un certo punto sul bicchiere, no? Quindi
un po' bevendo, forse qualcuno se lo ricorderà, Jaruzelski era un generale con degli occhiali sempre fumé e un'aria un po' depressa, era un depresso secondo me. A un certo punto lui mi racconta che la sua depressione nasceva dal fatto che il popolo polacco non aveva capito che lui lo aveva salvato, cioè lui era stato il salvatore della Polonia. Perché, mi racconta, questo naturalmente mano a mano che vanno avanti le ore della sera e poi della notte, e della, diceva, vodka, eh? E della vodka, e della vodka, mi dice: ogni sera io ero costretto a uscire dalla porta secondaria del palazzo del governo, salivo su una macchina e venivo portato al confine con l'Unione Sovietica, dove su un binario morto c'era un treno blindato con una carrozza dentro la quale c'era Yuri Andropov, che all'epoca era il capo del KGB, cioè del servizio segreto sovietico, e poi sarebbe diventato anche il segretario del PKUS, anche se per un periodo molto breve, perché poi è stato male, insomma poi è morto. E Andropov tutte le notti lo teneva sveglio dicendogli: se tu non farai domani questo, questo e questo, io faccio invadere il paese dai carri armati che sono qua, e glieli faceva vedere. E lui tutte le notti subiva questo trattamento, e la mattina dopo cercava di mediare, di trovare, no, una soluzione alle cose che gli venivano richieste, e lo diceva piangendo, mi diceva: io sono passato mesi senza dormire e nessuno sa che io la notte ero in qualche modo torturato, no? Ecco, quindi no, questo non salva nessuno, però secondo me serve avere una visione più completa, diciamo, di alcuni avvenimenti storici che abbiamo magari liquidato dicendo: vabbè, c'era Solidarnosc, c'era la libertà e quell'altro era l'oppressione, no? In realtà la complessità poi nasce anche dalla conoscenza, appunto, di cose come questa. Se è vero o no, ma me lo ha detto, diciamo, molto accorato. Vabbè, questo è ancora uno degli elementi di maggiore discussione in Polonia, sulla base di documentazione che possono far dire una cosa e il suo contrario, sì, sì. Perché la documentazione anche degli archivi è sempre una documentazione costruita. Però scusami, la differenza per esempio tra Jaruzelski e Marcus Wolf, la spia di cui parlavamo prima, che forse è quello che ha ispirato il personaggio di Carla nei libri di Le Carré, sì, è che mentre Jaruzelski, vera o finta, no, diciamo, a un certo punto raccontava queste cose piangendo, eccetera, Marcus Wolf, che io ho conosciuto, era un uomo assolutamente di ghiaccio. Certo. Cioè Marcus Wolf era la spia, cioè, come dire, dal punto di vista del controllo, dell'autocontrollo, era un uomo molto colto, veniva da una famiglia, diciamo, di docenti universitari, il fratello era un regista, era un uomo assolutamente di ghiaccio. E io a un certo punto gli dissi, tra l'altro uno degli uomini più odiati della Germania dell'Est, gli chiesi: ma lei abita ancora nel palazzo, nell'appartamento dove stava prima, non ha paura? E lui mi ha detto: no, io non ho paura, abito sempre lì, perché io abito al quinto piano, è un palazzo senza ascensore, se qualcuno viene a cercarmi ha 5 piani di scale per consentirmi di prepararmi ad accoglierlo. E quindi, ma lo diceva con una grande, no, grande tranquillità. E quando io lo feci venire a Roma per fare una trasmissione su Rai 3, lui fu molto disponibile e fu anche, diciamo, rimase anche al gioco dando qualche notiziola, ma senza rivelare esattamente nulla di quello che lui aveva fatto. E lui aveva fatto delle cose straordinarie dal punto di vista spionistico. Sì, lui era stato l'artefice non solo dei famosi Romeo Boys, che sì, era, ma aveva ingaiato Willy Brandt, certo, aveva, certo, portato, certo, aveva inserito già nel 1958, sì, la spia che diventò poi il braccio destro di Willy Brandt, che quindi aveva un orecchio e un occhio nella cancelleria. Esatto. Sì. Per tornare un attimo a Jaruzelski, effettivamente tutti i dirigenti di Solidarnosc che partecipano alla tavola rotonda nel 1989 hanno sempre riconosciuto a Jaruzelski, sì, sì, di essere stato comunque un patriota polacco, sì, che quindi, magari sbagliando, ha
cercato di fare in quel momento quello che riteneva giusto. Naturalmente questo, in Polonia non, ti questo non toglie nessuno, da questo punto il fatto vista. Che la repressione di Solidarnosc avviene in un modo violentissimo, che si sarebbe potuto anche fare in altre maniere, e che è accompagnato da una struttura che era quella della polizia segreta di un regime comunista, che quindi aveva delle caratteristiche che andavano al di là di quello che era l'intento ultimo. Ma vedi, per esempio, di Jaruzelski. In questo mio romanzo c'è un personaggio che poi è facilmente, diciamo, identificabile con l'attuale presidente russo Vladimir Putin. Grishin. Sì, Yuri Grishin, che io cerco di analizzare nella sua, diciamo, logica, che ovviamente non è condivisibile sotto nessun punto di vista, sul piano della repressione, sul piano del senso del potere, ma la sua logica è una logica interessante rispetto all'uso dell'oligarchia, cioè di questi signori che sono depositari di ricchezze plurimiliardarie, perché trattano il gas, trattano, no, come dire, sono, e ovviamente restituiscono poi a lui e al paese una parte di questi guadagni, mentre l'oligarchia di Yeltsin, che è questa la sua idea, era un'oligarchia molto egoista, cioè io mi faccio, cerco di guadagnare il più possibile e mi tengo tutto per me, cioè non mi interessa nulla del paese, mentre lui ha detto no, benissimo, io adesso invece voglio che voi, vi faccio rubare, diciamola in soldoni, vi faccio rubare, ma voglio che però voi restituiate una parte di quello che rubate al paese, perché il paese deve ritrovare il suo posto nel mondo, sul piano dell'orgoglio, sul piano militare, sul piano, no, della... E c'è riuscito a costi terribili, perché poi se uno va oggi in Russia, ma non soltanto in Russia, diciamo, ci sono una serie di strati sociali che dicono si stava meglio prima, perché eravamo tutti uguali, eravamo tutti un po' meno, ma non c'era questa forbice, no, che ci divideva dai grandi ricchi. Ho cercato di raccontare anche questo, naturalmente col senso del romanzo, quindi mi sono preso tutte le licenze di questo mondo. Certo, perché l'oligarchia di Yeltsin era un'oligarchia che era formata da tutti ex alti dirigenti del Partito Comunista Sovietico. Certo. Erano loro che si erano venduti a se stessi quello che prima controllavano come dirigenti pubblici e dirigenti del Partito Comunista. Però non ci dobbiamo stupire, per esempio, che Putin nasce spia e diventa poi capo del KGB. Che tra l'altro era in Germania. Non era a Berlino, era a Dresda, e questa è una delle licenze che mi sono preso, perché l'ho spostato a Berlino, ma gli faccio fare esattamente quello che ha fatto a Dresda. Ma la cosa curiosa è che appunto lui diventa, da capo del KGB, poi diventa presidente russo, ma anche negli Stati Uniti abbiamo avuto George Bush, che è stato direttore della CIA ed è diventato presidente degli Stati Uniti. Quindi, diciamo, quello che ti porti dietro dal punto di vista della conoscenza del potere, della nomenclatura di un paese, avendo fatto la spia, è un patrimonio che, se tu lo sfrutti bene, ti fa fare una carriera straordinaria. Ma Andropov, che tu prima hai citato, quando diventa segretario del PQS, è quello che dà il via alle riforme. Certo. Perché, sapendo qual è la situazione dell'URSS in quel momento, era l'unico che conosceva esattamente come stavano le cose, ha detto: qui se non facciamo delle riforme profonde, poi dopo ne fa una molto ideologica, quella di cercare di far smettere di bere la vodka ai russi, e quello è il crollo di successo psicologico che ha maggiore, poi purtroppo la morte lo trascina rapidamente nella dimenticanza. Però cioè, come dire, c'è questa, no? Questa, diciamo, questo uso dell'ideologia applicata allo spionaggio, al potere, alla scalata che alcuni fanno all'interno di alcuni paesi, che viene da quel mondo, che è interessante. Qui c'è questa donna, uno di questi personaggi si chiama Greta, che in realtà aveva consegnato se stessa e anche il proprio corpo alla causa del regime comunista, e che per un lungo periodo, come racconto, non riesce a rinnegare questo sogno che aveva.
salvo poi, diciamo, trovare una compensazione nell'avere a che fare con una delle ostriche da cui il titolo del romanzo, che, come dire, le darà un senso di maternità, le darà un senso di... ed è un bellissimo personaggio, secondo me, molto tosto, come sanno essere le donne quando hanno, diciamo, un'idea precisa in testa, ecco. E mentre invece Marcus, che è il protagonista maschile, è molto ondivago, è uno che non solo tradisce, ma cerca di vivere una seconda vita, che è il sogno di tutti quanti, anche giocando semplicemente al Super Enalotto, no? Tutti quanti noi abbiamo questa idea, vabbè, domani vinciamo i 209 milioni e facciamo quello che ci pare, la seconda vita, e una seconda vita, in effetti lui se la vive per 30 anni in Svizzera da uomo ricco, eccetera, finché non gli ritorna il prezzo da pagare, sì, il conto del suo tradimento, e lì è costretto a tornare a Berlino e si rimette in moto tutto. Una metà, meno della metà in realtà, ma del romanzo si svolge nel 1989. Sì. Si svolge cioè nel periodo, addirittura nei giorni. Nel giorno, della caduta. Sì, sì, sì. Tu ricordi anche esattamente quella conferenza stampa famosa in cui il corrispondente italiano dell'ANSA fa la domanda al... portavoce del governo che aveva detto sì, adesso sì, si era apriranno. Era un casalino ante litteram che non sapendo bene come rispondere, quando dopo aver detto che c'era stato un provvedimento del governo in cui che prevedeva che finalmente i cittadini dell'est sarebbero potuti andare a ovest liberamente e viceversa. E giustamente il corrispondente dell'ANSA gli chiede ma da quando? E lui, non sapendo che rispondere, dice ma per quanto ne so io, da subito. E lì, capito, non capisce che questa cosa è un terremoto che scatena quel pomeriggio e quella sera la fine del regime, il crollo del muro e quant'altro. E lì dentro io faccio entrare i miei personaggi, perché comunque quella non è solo una giornata storica, ma è una giornata di grande passione, no? Cioè, immaginate voi, gente che è stata per decenni a guardare un muro oltre il quale non poteva andare, e finalmente quella sera capisce che può farlo. E c'è questo checkpoint, che questa è storia vera, non è il mio romanzo, anche se è raccontata nel romanzo, c'è questo checkpoint di Bornholmstrasse che è il primo che si apre, dove c'è un capitano che non riceve ordini, non sa che fare, c'ha 20.000 persone che premono e alla fine prende l'unica decisione giusta, che non è quella di sparare contro la folla, ma di alzare la sbarra, no? E quindi lì comincia tutto. C'è questo racconto che, pur romanzato, ma è un racconto assolutamente veritiero dal punto di vista storico, però tu fai comprendere come, al di là della presenza della folla, ricordiamo che l'89 avviene anche perché nei mesi precedenti c'è una crescente partecipazione nelle chiese protestanti, nelle strade e così via, della folla, che c'è però anche una parte dell'establishment che ha capito che bisogna cambiare rapidamente. Beh, di cui fa parte anche Marcus Wolf. Esatto. Cioè, che come dire, ha fatto un passo indietro e crea le condizioni perché poi ci sia il 9 novembre dell'89, il crollo del muro e la fine del regime, e che comunque è una classe dirigente che capisce che non ci sarebbe stata nessuna possibilità di sopravvivenza, quindi meglio facilitare, no? Accelerare questa operazione del crollo del muro e della fine del regime, per poter comunque stare all'interno di una nazione che verrà poi riunificata come oggi è. E dentro questa macchina, quel giorno, immaginate, è come un po' il giorno della rivoluzione, no? Uno può pensare a tante cose quel giorno, a seconda di quello che gli interessa, ai propri interessi personali, all'ideologia, al sogno di un nuovo paese, di una nuova vita, oppure semplicemente a rubare dei soldi, no? Cioè, come ci sono gli sciacalli che durante il terremoto il giorno dopo vanno alla notte e vanno a rubare soldi. Cioè, è la stessa identica cosa. E secondo me anche qua l'aspetto umano è estremamente interessante, cioè basta scendere un po', no? Far scendere, diciamo, questo punto di vista dal drone che guarda dall'alto, farlo scendere in mezzo alla gente, e lì le dinamiche, quelle sono dinamiche e ognuna contiene una storia. E per esempio le storie della poliziotta che è più giovane e che era una ragazzina quando era crollato il muro, già fa capire che
c'è stata una nuova età completamente diversa, certo, rispetto al passato. Sì, perché c'era comunque in Germania una generazione, diciamo, di giovani che vivevano questa divisione della città come uno sbandamento, per cui, se ricordate il libro famoso di Christian F., Noi ragazzi allo zoo di Berlino, no? La droga, l'eroina, che poi non era soltanto una questione tedesca, ma ce l'abbiamo avuta anche noi, come, ahimè, come fenomeno drammatico che sta anche ritornando. Beh, insomma, era una generazione molto sbandata, e però poi a un certo punto questa generazione si riprende al punto tale che, ma adesso faccio un salto, che, diciamo, la parte dell'Ovest, che era considerata la parte libera, viene sostanzialmente svuotata, perché oggi la vera vita sta a Est, cioè sta dove, no, c'era il regime. Oggi, se tu vuoi conoscere Berlino, entrare dentro Berlino, andare nei posti dove succedono le cose, dove c'è la cultura, dove si suona, dove ci sono quelli che dipingono, che ci sono i giovani artisti, devi andare a Est. A Ovest è un quartiere residenziale, diciamo, senza arte né parte, secondo me. Volevo tornare un attimo a Marcus Wolf. Sì. Mi sono preso una sua citazione, perché Marcus Wolf, che accusa i russi di averlo tradito e di aver tradito i tedeschi, anche se capisce politicamente l'inevitabilità, in qualche modo, della politica che fa Gorbaciov, sì, però ritiene che il modo in cui si è svolto è stato un tradimento, perché non ha permesso a lui e agli altri della Stasi di prendersi delle difese, di autodifendersi. Nel 1993 Marcus Wolf viene messo sotto processo, certo, viene condannato la prima volta a 6 anni, poi dopo a 2, e lui scrive: «Pensai alle tante stranezze della mia situazione. In primo luogo, il mio processo riguardava i reati che avrei commesso tradendo uno Stato che non era il mio e servendo uno Stato che non era il mio, ma che a quanto pare avrei dovuto considerare anche inesistente o illegittimo». Cioè, capisce che quel processo è in realtà una voglia di vendetta solamente, perché, sì, da un punto di vista giuridico non riesce a fondarsi su nulla, se non sull'illusione che anche quando esistevano due Germanie, la Germania era una sola, perché poi, certo, diventerà tale. Beh, vabbè, ma qui, insomma, vedi che c'è una riflessione proprio sul tradimento, il senso del chi sto tradendo, no? Chi avrei tradito, che cosa avrei fatto di... Cioè, lì il punto era... Cioè, immaginate che la Stasi, questo servizio segreto della Germania dell'Est, era una macchina infernale, che, diciamo, tra regolari, irregolari, informatori, eccetera, alla fine sommava, forse arrivava a 300.000 persone, no? 300.000, cioè datevi una, no, un'idea di che cosa potesse essere questa centrale di ascolto. Avete visto forse il film Le vite degli altri, no? Cioè, quella cosa era moltiplicata per milioni di persone, cioè erano tutti controllati nei condomini dei palazzi di Berlino Est, ma non solo, della Germania Est. C'erano almeno 2 o 3 informatori, ed era facilissimo vendicarsi di uno che ti stava antipatico, perché potevi dire: ma quello, secondo me, è un oppositore del regime, no? E sarebbe stato preso immediatamente e interrogato, così andava, insomma. E poi i tentativi di fuga. Allora, tutto questo, secondo me, dentro questo romanzo che ho scritto, è un peso che si portano dietro, no? I miei personaggi, oltre a una grande, diciamo, contraddizione. Prima tu hai esordito dicendo le spie che spiano, eccetera, no? Come è oggi il mondo? Beh, insomma, ieri l'altro, l'11 settembre, anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle, che secondo me è stata, diciamo, il momento in cui l'ossessione tecnologica di quel paese si è dimostrata inutile. Cioè, avere affidato a un sistema di orecchie, di intercettazioni, eccetera, un paese nella convinzione che quello sarebbe stato lo scudo protettivo, tutto questo è crollato di fronte all'iniziativa di un gruppo di terroristi che peraltro erano conosciuti, schedati e controllati dalle varie agenzie.
che però dal punto di vista umano non si scambiavano le informazioni. Pochi mesi prima dell'attacco alle Torri Gemelle il Congresso fece una commissione d'inchiesta proprio sulle centrali di intelligence americane e alla fine le definì egoiste, egocentriche, arroganti, omertose, cioè utilizzò quanto di peggio per dire abbiamo a che fare con delle agenzie che dovrebbero proteggerci ma in realtà non ci proteggono perché non riescono neanche a parlare fra di loro. Quell'ossessione tecnologica che l'11 settembre è stata la disfatta dei servizi segreti americani, secondo me ha riportato, diciamo, in primo piano la cosiddetta HUMINT, la human intelligence, cioè la spia uomo o donna che sul campo opera, no? E fa quello che, insomma, poi abbiamo visto all'Hotel Metropol di Mosca, non c'era l'orecchio del satellite che ascoltava, ma c'era una banalissima cimice che era stata messa da una persona. Insomma, quindi ecco, siamo tornati indietro, ma questo è interessante perché, no? Cioè, abbiamo di fronte a noi di nuovo un mondo dove le spie hanno una connotazione più umana. Mi diceva Frederick Forsyth che, questo all'inizio del 2000, che secondo lui la spia del futuro sarebbe stata una spia che, dalla pelle olivastra, quindi dai tratti medio orientali, che parlava arabo, capace di ascoltare e di stare nei posti senza essere, diciamo, mescolandosi senza essere riconosciuta. Io credo che siamo tornati a questo. D'altra parte, tutti gli attentati che ci sono stati in Europa, al 75-80% sono stati compiuti da terroristi che erano conosciuti, schedati, controllati, no? L'abbiamo scoperto dopo, ma voglio dire, certo. Immaginate come questo aspetto, diciamo, umano sia stato sottovalutato. Ti faccio un'ultima domanda. Certo. Quello che hai raccontato adesso sugli Stati Uniti, su sì, un'altra realtà, fa capire a chi ha letto il libro che quel tipo di racconto, ma anche quel tipo di problematiche, di umanità, di intreccio che hai voluto mettere lì dentro, non poteva che essere fatto in quel mondo del comunismo e dell'ex comunismo. Ma sì, e che probabilmente, se invece dovessi fare e ambientare una storia in Occidente, dovresti cambiare completamente anche la tipologia di racconto che dovresti fare. Sì, però vedi, mano a mano che io immaginavo questa storia, mano a mano che la scrivevo, mano a mano che poi il romanzo è uscito, eccolo là che ci troviamo di fronte a un Russiagate in America, a un Russiagate in Italia, a un Russiagate in Austria che ha fatto saltare per aria il governo. Cioè, come dire, il mondo dello spionaggio e la componente spionistica continuano ad essere degli elementi estremamente interessanti e tutt'altro che marginali nel gioco, diciamo, geopolitico, no? del mondo così come lo conosciamo. E questo, secondo me, ha radici e comportamenti che più o meno sono sempre rimasti gli stessi. È sempre il tradimento, è sempre stato quello, cioè si tradiva allo stesso modo negli anni 50 e si tradisce allo stesso modo, parlo di spie, nel 2019. E secondo me Berlino comunque è stata anche nell'immaginario il luogo nel quale tutto questo ha avuto la sua massima concentrazione. C'era un posto, credo che fosse il caffè dell'Intercontinental Hotel, dove la mattina andavano tutti a prendere, a fare colazione, c'era un tavolo, c'era quello della CIA, là c'era quello del KGB, lì c'era quello della Stasi, tutti conoscevano tutti e poi cominciavano alle 9 del mattino, cominciava il gioco. Poi alcuni andavano a mangiare lo schnitzel, che sarebbe una cotoletta alla milanese molto buona, insomma, che fanno lì, andavano a mangiarla in questo ristorante Borchardt che io racconto nel romanzo, che è uno dei luoghi dove, se voi andate a Berlino, potete tranquillamente ordinare, c'è scritto quello che potete ordinare, quindi insomma avete anche un'idea di menù. Bene, io chiuderei qui, ma rinnovando l'invito a leggere questo bellissimo romanzo di Andrea Purgatori. Grazie.